Allora, un buongiorno da Chris, ben ritrovati, buon sabato mattina, facciamo un po' un punto perché poi ieri lavoravo con la storia di Messi. La storia di Messi, adesso al di là di tutto, era impensabile che fosse venuto. Nessuno poteva prendere Messi, nessuno poteva pagare. L'Inter lo cercava, il City lo cercava, potevano prenderlo anche il City, ma non pagando un indennizzo al club, oltre 700 milioni non potevano neanche essere 100, perché comunque il City adesso è sotto stretta sorveglianza UEFA, quindi poteva magari al limite pagare lo stipendio di Messi, ma prenderlo a zero, così come l'Inter. E tutti quelli, di arriva al 15, di qua, gli indizi, di là, adesso si arrampicano sugli specchi e dicono, ah ma no, ma è stato lui, e mi leggono la lettera. Messi, il più grande calciatore al mondo, o quello, uno dei due più grandi, insieme a CR7, poi a seconda dei gusti personali, delle opinioni, per uno è meglio CR7, uno è meglio Messi. Per me, come emozioni, mi dà più emozioni Messi. CR7 è più costruito, più professionale, secondo me, più sportivo. La verità è che CR7, quando è andato via dalla Real Madrid, aveva un procuratore come Jorge Mendes, che l'ha fatto andare via. Se c'era un Jorge Mendes, un Raiola o l'avvocato, quello di Neymar, che ha lavorato a Paris Saint-Germain, l'avvocato israeliano, adesso non mi viene il nome, perché è sempre l'avvocato che se ne occupa, Messi se ne andava via. Ho visto gente che dice, sì, ma Messi l'Inter ha trattato per prenderlo adesso. L'Inter adesso non poteva comprarlo, prenderlo. E aggira, quelli aggira, aggiriamo il fair play con un pool di sponsor. Sì, ma non è facile montare un pool di sponsor, che quello lo stiamo cercando. Hanno messo la locandina di Messi, quella è la televisione di Sanning, non è l'Inter che ha messo quella locandina sul dopo. La televisione di Sanning ha fatto sta roba qua per metterla a parte, ha messo Tonali, messi, cazzi loro, non mi frega. Per quello la Sanning ha pure perso i diritti televisivi in premio, almeno sono bloccati, non ha pagato la terza tranche che doveva pagare, un po' come ha fatto Sky. Però allora, Sanning, l'Inter come si comporta adesso su questa cosa in Italia con Sky? Punto di domanda, se cerchiamo più nell'uovo. Quindi un giocatore come Messi, numero uno al mondo, uno dei più forti, uno di così, non può farsi rappresentare dal papà e dal fratello, che per l'amor di Dio, o che lo sono veramente, fanno di mestiere questa cosa qua, o se no, la famiglia deve star fuori, è un po' come Wanda con Icardi, cioè vengono fuori queste cagate qua. Vengono fuori queste cagate qua, sono cose da oratorio ed è grave che un giocatore numero uno al mondo faccia queste figure di merda. Perché oltre a tutta questa cosa che è successa, la lettera, e mi ha detto che il papà, tutti mi dicevano l'Inter, ma cazzo, ma se veramente l'Inter voleva prendere Sanning, come qualcuno mi sta dicendo, che parlo in privato, ok, poi devo sentire. Se qualcuno voleva veramente prendere Messi, ma non sapevano che c'era una clausola da attivare il 7 giugno. Non è che il presidente mi ha detto, ma tu c'hai la clausola, per attivare la clausola devi dare per iscritto, dire che tu rescindi unilateralmente, non che quello mi ha detto, quello. Anche a me mi hanno detto, fai bravo, se facciamo 300 coperti, poi ti do 500 euro in più, poi 500 euro in più non li prendi mai. Le cose si fanno per iscritto. Soprattutto quelli veli là, quando ci sono i soldi che girano. Poi caro Messi, che dice, potevo andare via tante volte e guadagnare di più. Poverino, guadagni appena 140 milioni di euro lordi all'anno. Meno male che non è un problema di soldi, perché potevi guadagnare di più andando via. Ho visto molta gente che ha offeso altra gente che diceva semplicemente, perché ragionando, io non sto dicendo che l'Inter non ha cercato Messi, l'Inter sicuramente ha cercato Messi, perché lo si vede, l'abbiamo capito, nonostante le smentite, anche tra virgolette, quando parlò Marotta, poi non so se era Bergamo o dove, chiesero di Messi, lui dice no, lì noi non possiamo fare niente, a meno che non c'è un intervento della proprietà, però si deve montare. E anche se l'Inter avesse montato questo pool di sponsor che pagherebbe Messi, non potrebbe l'Inter pagarlo direttamente. Quindi sarebbe una società terza che arriverebbe per pagare poi Messi. Però con questo qua non solo hai la UEFA che gli advisor vengono a vedere cosa succede, ma ci sarà pure la FIFA che viene. Ieri dicevo che uno fa, tanto la FIFA interverrà e darà ragione a Messi. No, la FIFA non può intervenire. La FIFA quello che poteva fare è dare un permesso temporaneo di trasferimento a Messi. Però dopo
si andava in tribunale, perché la clausola c'è e la clausola ha ragione il Barcellona. L'unica maniera di andare via è pagare con la clausola. Se il Barcellona ha detto io non ti lascio andare via per nessuna cifra che non sia la clausola, punto. È finita, non puoi dire niente a Messi. Io è un anno che voglio andare via, è un anno che lo dico a Bartomeu, è un anno che lo dici, te, tuo padre e tuo fratello dovevate fare sta cazzo di lettera e non romperci di culo. Hai fatto una figura di merda. La figura di merda, ho visto ancora sto cazzo di Prince, l'innocente contro questo qua, però basta. Che figura di merda fa? La figura di merda la fa il giocatore. La figura di merda la fa il giocatore. Perché più, nonostante che vuole andare via, sai che c'è una clausola che deve essere attivata, che deve essere attivata, non era ancora andato. Poi a parlare con le altre squadre. Parli con le altre squadre e non sai che devi attivare la clausola. A giugno eravamo in piena corsa, ma tu puoi essere in piena corsa, tu attivi la clausola, dici, rescindo unilateralmente, poi la cosa era tra voi e Barcellona, non deve neanche essere pubblica. Dopo fine il campionato, si parla il campionato a giugno, piena corsa per la Liga, avete cominciato verso metà giugno, non il massimo il 10, quindi fino al 10, potevi dal 1 gennaio fino al 10 giugno, poi attivare una cazzo vuoi questa clausola, più o meno, o c'è questo spazio di tempo. Quindi uno viene là e attiva la clausola per rescindere, non è che uno paga, sei tu, non è che io vengo e pago la clausola per liberare Messi, no, tu hai la possibilità di rescindere unilateralmente il coso. Io non lo so come cazzo ragionate, cioè, e poi vanno a vedere altri, sono andati a vedere avvocati, ma sono andati a vedere avvocati quando era tardi. E poi questa risposta ieri, fate un comunicato stampa, il padre Messi per dire che va contro la Liga, per noi questa cosa qua non eravamo neanche corrente, ma come cazzo fate a non essere nel corrente? E poi 2 ore dopo, intervista in esclusiva dove sarà pagato fior fior di quattrini, per dire che resta lì, che era un anno che piangeva, tutti piangevano, che poi vabbè, che lui ama Barcellona, quello non lo metto mai in dubbio, però. Un giocatore che fa una figura di merda così si commenta da solo, si commenta da solo. Il prossimo anno arriverà anche a 34 anni. Adesso continueranno, ieri va di qua, va di là. Sicuramente ci saranno le elezioni, come ieri ho detto anche a Sky, ho visto un po' di Sky Sport Calciomercato, nonostante sono dei coglioni. Secondo me ha detto delle cose giuste, secondo me, che se la Porta si presenta, riesce a vincere queste elezioni, si porterebbe Guardiola, non è che detto che Messi poi possa anche eventualmente rinnovare e finire la carriera a Barcellona. Per me dovrebbe finire la carriera a Barcellona, uno che ha fatto una carriera ventennale vuole vincere, ma se tu ami la squadra, la ami se perdi, a maggior ragione, non solo quando vinci, non solo quando vinci faccio che sei triste. Poi ci sono i piani della società che andavano male, dice Messi. Quanti amichetti hai portato a Barcellona? Coutinho, che era amico tuo, quell'altro che era. Cioè, tu eri molto influente, quindi ok, non c'è programmazione, non ho programmato male. Però tu, anche tu, nel tuo piccolo hai contribuito. Perché quando uno è forte e fa la differenza, dopo anche è capace di essere influente. Si parlava del famoso clan. Il clan dell'Asado, no? Che molti erano pure insultati, che erano Zanetti, Milito, Cambiasso, Samuel, che si qua erano la rovina dell'Inter o zoccolo duro della squadra. E allora di cosa parliamo? Tu ci hai messo molto del tuo, perché uno che becca più di 40 milioni di euro fa la differenza, è chiaro che è influente. Lo è già Ronaldo alla Juventus, figurati Messi che fa 20 anni al Barcellona. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che c'è di gente, come ho già detto ieri, che fa l'insider un attimo. Un attimo direi, abbiamo preso Hakimi, ma chi ha preso Hakimi? Hakimi è venuto fuori e ha detto Di Marzio, nessuno se lo stava cagando Hakimi. C'erano delle voci che giravano, l'Inter è inizialmente interessata anche da Hakimi, poi si diceva però costa troppo caro, figurati si viene all'Inter, poi l'Inter l'ha preso. Ma non è che questi qui hanno le fonti non ce le avete le fonti, quelli che fate i video su YouTube, le fonti non le avete, potete interpretare. Ve l'ho già dimostrato ieri. E ve lo dimostrerò nei prossimi giorni perché abbiamo fatto dei ragionamenti, tanti ragionamenti, e abbiamo i post sulla pagina Facebook. Appena si erano fuori di notizie dei giocatori che noi abbiamo detto, vado a prendermeli, faccio il video e vi faccio vedere che Chris l'aveva detto qualche settimana o anche con qualche mese d'anticipo. Basta ragionare un po', andare a vedere qualche sito giusto e fare due discorsi. Ieri vi dicevo, Bakayoko andrà a Milan per 2-3 milioni di euro, so pare che abbiamo trovato anche la quadra, manca solo l'accordo sull'eventuale riscatto del Milan, che sono 3 milioni più 32, quindi non so neanche se lo riscatteranno, ma se fa un grande campionato Bakayoko devono mettersi d'accordo poi su quello che sarà lo stipendio che prenderà il Milan in caso di riscatto. Quindi siamo già arrivati a questi punti qua.
Ieri molti. Ma l'Inter è la squadra più. Prendiamo solo dei vecchi. Lo sapete che se noi prendiamo Vidal, Kolarov e con Hakimi schierato a destra e con Kolarov o potenzialmente Young, perché sono presi. Kolarov sarà presentato lunedì martedì quando farà le visite mediche, perché adesso è nazionale. Possiamo metterci anche Darmian, o d'altra parte Darmian, a sinistra, facciamo ipoteticamente. Ma facciamo così, Young o Kolarov, e a destra c'è Hakimi. Con Vidal, trequartista. Sapete che l'età media dell'Inter si abbassa rispetto a quella della finale? Quella della finale era 20, era 28, la media di 28,9 di età, con questi qua 28,1. L'Inter ha in rosa 6 giocatori di meno 25 anni, altri 3-4 tra i 26 e i 29 anni. Ma di cosa? Dov'è che siamo vecchi? Non è vero, non è vero. Che poi si voglia migliorare, ok? Che poi, ma sono stanco, non si. Però ragazzi, oh, veramente, cioè, quando vi fanno i video e vi spiegano le cose non mi interessa, bisogna solo parlare di calcio, di mercato. L'Inter, prima che ci fosse il Covid, se andava a bilancio eravamo già sotto gli 80. Di quei 30 milioni che eravamo sotto, è chiaro che mancano le ultime 15 partite, quindi con degli introiti casalinghi, di certe parti casalinghe, che dovevamo giocare, anche se già il derby era già stato giocato, con la Juve avevamo già giocato, ci cioè restava il Napoli, credo, di grandi partite in casa, e quindi mancato un po' di introiti, quindi 7 partite in casa, che sono comunque dei soldini, sono quasi la metà delle partite, magari qualche introito di Europa League. La semifinale l'hanno già giocata di Coppa Italia, quindi qualche introito è mancato. Poi c'è questa tranche al ribasso che Sky vuole mettere, quindi c'è questa diatriba. Quindi un po' di soldi potevi recuperarli, ma non tanti. Adesso abbiamo visto anche la Juve, il bond che ha fatto la Juve è già finito, è già finito. Avevano messo un bond come ha fatto Sanni, quando faceva Sanni, quindi la Juve, avete fatto il bond, la Juve è già esaurito, hanno già tutto finito quello che ha messo. Forse hanno usato in parte per ridurre, per cercare di assorbire i debiti. Il bond emesso dalla Juve è finito. Il Milan spende più dell'Inter, ma dov'è che spende? Spiegatemi me. Ha preso Tonali 10 milioni, Brahim Diaz gli pagano lo stipendio, a Ibra gli pagano lo stipendio come facciamo noi, e se prendono Bakayoko sono 3 milioni di euro per il prestito. Quindi quanto ha speso? 15, 20 milioni? 30, non arrivano neanche a 30. Te hai già preso 40 più 5 Hakimi, più 20 riscatti Sensi, cominci a pagare Barella, Lukaku, quella gente là, perché sono cose quinquennali, e quindi di cosa mi parlate esattamente? Aspettiamo almeno 5 ottobre, vediamo cosa succede. È chiaro, non è che l'Inter non può spendere, se l'Inter già era a meno 80 milioni e dopo subentra la crisi di Covid, la UEFA posticipa il bilancio il prossimo anno. Se tu adesso vai ancora sotto di 40-50 milioni, sono 100-120 milioni, e il prossimo anno ci devi rientrare. Allora usiamo il cervello e cerchiamo di capire le cose. Poi non le capite, figli miei, andate a farvi benedire, perché dopo, adesso vedo già gente come amico Antonio e comincia a criticare la società. Dopo, se cominci a vedere i risultati, se vinciamo la Coppa UEFA, tutti contenti. Va bene, ragazzi, questa è la situazione. Non si può, la società non può venire e metterci i soldi lei, la proprietà non può. Dobbiamo sicuramente aumentare gli introiti dei main sponsor, cioè Pirelli e Nike ci versano 29, la Juve ne becca 80, una squadra come Real siamo a 129 e il Barcellona addirittura 175 dai due main sponsor. Quindi questo dobbiamo fare. Il pool di sponsor lo porta Adidas, perché sapete che Adidas, Nike e Puma hanno perso 11 miliardi di euro a tre messi insieme con la crisi. 11 miliardi di euro, non è che i soldi nascono sugli alberi e li tiriamo giù come se fossero il frutto proibito. Non funziona così, ragazzi. Non state giocando a Monopoli, anche i soldi non sono vostri, ma non funziona così. Non funziona così. Non lo so, cercate di capire. Quindi, per la storia di Messi, degli insider, io ancora li sto aspettando, visto che molti sono spariti. Aspetto dei video dove si aggrappano le finestre. Ah, poteva venire, però lui è un coglione, non è contento. Ma non è contento? Se non era contento, c'aveva la clausola di attivare fino al 10 giugno. Sono troppo facile dire, è un anno che lo dico, un anno che lo dico. Attiva la clausola, attiva, potevi. Se lo metto appena iscritto, esercito unilateralmente il diritto di rescindere il mio contratto come previsto dal contratto.
nel paragrafo numero tale, tale, tali e tali, e te ne vai. Basta, finito. Non ci voleva tanto, eh? Ma anche al Cepu lo sanno, anche al Cepu. Il problema è che il papà di Messi, il fratello, lui, a Cepu, non li prendono, sono talmente ignoranti. Questa è la dimostrazione che nel calcio può essere un fenomeno Cupidi. Ma non c'hanno niente in testa. La figura di merda ce la fa Messi. E basta. Cioè, confronto a Ronaldo, ha preso di quelle legnate. Ronaldo è andato dal Reale, ha detto voglio andarmene via, come facciamo, come lo facciamo? Quello Mendes è andato, ha cercato una squadra, ha chiesto, l'ha preso la Juve, quanto pagate? Volete pagare, quanto potete pagare per il cartellino? Anche ieri, che poi tra l'altro l'hanno detto anche a, l'ha detto Condò, l'ha spiegato anche bene, questa cosa qui. E l'hanno preso, se ti puoi pagarlo lo prendi. E quello è andato via così. L'altro che addirittura c'ha, è lui che può rescindere, non è che uno c'ha la clausola da pagare, vai e rescindi. C'è la data per rescindere, se non lo fai sei idiota. Voglia piangere, io voglio andare via, però se vuoi andare via, vattene. E rescindi, non aspetto. Non il campionato finisce dopo, quindi la clausola. No, 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 non è così. Non c'è scritto in caso di pandemia, la clausola o in caso di stagione allungata. 7 giugno è quello, basta. Perché la prova provata è che quando c'erano i giocatori come Cavani, non hanno rinnovato per giocare 2 mesi per restare là. Noi abbiamo avuto, come si chiama, Moses, che è potuto restare con accordo della squadra del United. Abbiamo visto Perisic che ha firmato fino al 31 agosto e già è rimasto là, come abbiamo fatto con Nainggolan e tutti. Quindi, caro Messi, sei un gran coglione, questa è la verità, sei un gran ciuccio. Tu e chi ti fa fare queste figure di merda. Ragazzi, spero che capiate. Non vengo ancora a spiegarvi perché l'Inter non poteva prenderlo, perché per ragioni di l'Inter non poteva pagarlo, non c'ha le possibilità. Quindi ci vuole un pool di sponsor e vedere come si possa fare, ma deve essere una cosa legale che arrivi in Inter. Adesso si può fare per la prossima stagione sicuramente, se lui veramente vuole andarsene e attiva la sua clausola per liberarsi, poi è pure a scadenza. Si può prendere dal 1º gennaio, può scegliere la squadra. L'Inter potrà metterlo sotto contratto perché poi sarà messo sotto contratto il 1º luglio. I bilanci si depositano il 30 giugno 2021, quindi mettendolo sotto contratto dal 1º luglio lo metterà il bilancio nel 2022-2023. Quindi lì è fattibile perché c'è 2 bilanci per comunque cercare di farlo rientrare con pool di sponsor o senza pool di sponsor, anche semplicemente con uno stipendio pagato dall'Inter, perché poi c'è il decreto crescita e soprattutto l'Inter lascia i diritti d'immagine esclusivamente in mano ai giocatori, quindi non li detiene. Forza, forza Inter sempre e alla prossima, ciao.